Ci vuole coraggio, bisogna ricostruire la rete del Sud per ridare autonomia gestionale agli ospedali di Lanciano, Vasto e Atessa. Solo insieme possono far fronte alla complessità della sanità di oggi. Lo ha detto il direttore generale dell'ASL provinciale di Chieti, Thomas Schell, partecipando a Lanciano all'incontro con la stampa assieme all'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì, che ha specificato il Renzetti è e resterà ospedale di primo livello. Sì, lo confermo pienamente, ampliamente, è e resterà ospedale di primo livello. Ci attiveremo affinché ci sia anche una rete ben definita tra quello che è l'ospedale Renzetti e quella che è la realtà frentana, quindi un'attenzione anche al territorio, un rinforzare quelli che sono i PP, che ci sono i punti di primo intervento nel nostro territorio e rafforzare le UCCP. L'ospedale sarà un ospedale che avrà le caratteristiche che presentano quelli del primo livello, ma soprattutto, come ho già definito altre volte, sarà un ospedale che avrà delle vocazioni. Entrerà in un circuito, in una rete, per cui alcune patologie saranno in maniera prevalente eseguite, trattate presso questo ospedale, ed altre attraverso una rete in altri ospedali che possono essere sia quello di Pescara che quello di Chieti. La politica sanitaria regionale a guida Marco Marsilio indica tra le priorità la costruzione dei nuovi ospedali e il nuovo Renzetti è al terzo posto dopo gli ospedali di Avezzano e Vasto che presentano maggiori criticità. Ma non è detto che il progetto della struttura nell'area dell'esistente sia quello giusto, ha detto l'assessore Verì. La società è cambiata, spiega, la nostra è una popolazione anziana che ha nuove necessità e chiede nuovi servizi. Questa è una popolazione anziana, quindi prevalentemente c'è una patologia cronica e dobbiamo salvaguardare quel tipo di assistenza. Ci sarà un'innovazione basata proprio sulla telemedicina, in modo che ogni paziente possa avere più breve tempo possibile una risposta. Ci sono dei progetti che sono stati molto apprezzati anche da parte del Ministero della Salute e quindi situazioni innovative. Quello che è importante è non ricordare la sanità che c'era prima, ma dire oggi è un servizio adeguato.